Allora, onorevole, oggi in Parlamento con una sciarpa nerazzurra, quanto è bello e unico vincere uno scudetto in un derby. Ma lo scudetto della Stella, quindi la seconda stella che arriva in un derby, il sesto di fila vinto a casa dei cugini e con in casa il Milan che giocava. 2-1, meraviglioso, ieri grande festa, io sono un provinciale e quindi sono stato a Pavia, l'ho visto con i miei figli e con i miei figli siamo andati in piazza, come è bello e sportivo festeggiare. E oggi sono venuto in Parlamento con la sciarpa, non credo che sarò l'unico, sull'aereo da Milano per Roma eravamo in diversi con la sciarpa nerazzurra, lasciateci, come dire, il tifo sano e appassionato che è una delle cose belle dello sport. Io sono un po' accanito, devo dire, Da ragazzo andavo anche in curva. Inzaghi intoccabile a questo punto, vabbè, anche Inzaghi. Per il futuro si continua con lui, deve proseguire con Inzaghi lui. Intoccabile, Marotta speriamo ancora di più, cioè Marotta ha detto che a un certo punto vorrà lasciare l'Inter per dedicarsi ai giovani, non si azzardi, abbiamo bisogno di Marotta, abbiamo bisogno di Inzaghi e di questo bel gruppo che di anno in anno cresce e ci dà sempre più soddisfazioni. Porto la voce anche dell'Interclub Parlamento, che è presieduto niente di meno dal presidente del Senato Ignazio La Russa. Grande fair play nella partita. Fair play e tifo da stadio in un derby decisivo per lo scudetto. E viva il non politicamente corretto in quei momenti, che ci siano ancora dei momenti allo stadio dove si può tifare in maniera appassionata e, per carità, nel rispetto, ma anche un po' di sfottò ci sta. Io tutta la rubrica, diciamo, anche dei colleghi milanisti l'ho presa. Ho appena accolto Maurizio Lupi, che è il presidente del Milan Club, con questa sciarpa, era un po' contrariato, ma insomma, ma deve prendere atto. Salvini ha mandato? Salvini mi manca, ha fatto bene a dirmelo che adesso glielo mando. Tenendo conto dello sfottò del tifo, possiamo dire che il 22 aprile è il 26 maggio dei milanisti. 6 maggio è per i romanisti. Sì, lo so, per i romanisti, ma io invece che sono interista, ieri diciamo con un po' di amici che è il loro 5 maggio. E io ricordo il 5 maggio del 2002, Hector Cooper in panchina, eravamo a Roma, 4-2 per la Lazio, segnarono Simone Inzaghi, tra l'altro, e segnò anche il Ciolo, Simeone, e due di Boboschi, esatto, e noi di Biagio Vieri, se non sbaglio. E ricordo bene quel giorno, come vede nei dettagli, non l'ho mai dimenticato, ma con oggi diciamo chiudiamo un po' un cerchio e i milanisti non avranno più argomenti, perché la seconda stella cucita al petto in casa dei cugini nel giorno del derby non ha prezzo.